Visto che alcuni requisiti per salire di livello richiedono anche completare il passato doloroso, io farei così. Per adesso mi sembra che l'unico che lo richiede sia questo qua, Diango Natsume. Però, visto che ci siamo e secondo me ce la possiamo permettere quei livelli, andrei a fare tutte le varie richieste, o meglio, diciamo quelle possibili, del passato doloroso. Passato doloroso di Alice Eraghi, lo prendiamo e lo facciamo. E a Shibuya non ho altre missioni. A Sendai abbiamo la missione Ladro di Fox, quella di Wolf e passato Niango Natsume. Ok, prima facciamo Alice e poi facciamo questa. Si torna alla prima prigione. Siccome Alice è potente nello psichico, io mi porterei Zenkichi, Yusuke o Morgana o Sofia. Sofia 204 di mana, Morgana 196. Ok. E allora ci portiamo Sofia. Anche se però magari al posto di Yusuke potrei portarmi Haru, che è dello stesso elemento. Va bene, proviamoci. Mal che vada, la rifacciamo. Eccolo lì, abbiamo un segnalino verde. Si è aperto un percorso. Entra in battaglia. D'accordo. Oh, ma guarda, di nuovo la stessa cutscene. Non me l'aspettavo. Mi aspettavo magari, sì, la ribattaglia, ok, ma non di nuovo la cutscene. Sembra che si siano sbattuti relativamente poco. Però vabbè, è giustificabile dicendo che è una scena del passato, dai. A parte che lei comunque è esageratissima per questo tipo di gioco, dai. È una zozza, guardala. Una zozzona. Alice, sono di nuovo qui per combatterti di nuovo. Ma si è trasformata, sì, l'abbiamo già fatto questo discorso. Non mi ricordo, allora, quindi debole al vento e al fuoco. Ah, benissimo. Mancatissima, vero? Vai, colpisci! Ok, ho sbagliato. Mi ero dimenticato relativamente. Perfetto, colpisci anche tu. Mi ero dimenticato, sincero, che Alice fosse debole al vento e al fuoco. Me l'ero completamente dimenticato. Però la stiamo devastando, ragazzi. Madonna mia, l'ho quasi uccisa nella prima fase, Sì, 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 perché ci comportiamo noi da stronzi quando sei tu la cattiva del gruppo, certo. Ammetto che non me l'aspettavo. Allora, passiamo di nuovo la palla a Zenkichi. Aspetta. Uno, due e tre. È ancora viva? No, è morta. Alice comunque è sbagliatissima per questo gioco. Nel senso, è un po' troppo eccentrica. Completato. Vabbè, 10.000 yen, buttali via. È stato facilissimo. No, Sofia. Sofia che canticchia. E torniamo indietro. La prima prigione è andata. Beh, avendo visto quanto è semplice, diciamo, la riboss fight, non vorrei azzardare, ma penso che fino a Sapporo possiamo farlo. Da Sapporo in poi potrebbe diventare veramente molto più difficile. Anche se penso che anche Sapporo forse siamo al limite giusto giusto di livello. Vediamo che ricompensa abbiamo. Punti legame, ok. Grazie, neanche che fossero tanti. Accettiamo la richiesta di Fox, che è raggiungere un punto X. La richiesta di Wolf è uccidere Pixie con guizzo fantasma. Non è difficile, si può fare. E il passato doloroso di Ango Natsume, perfetto. Ed infiltriamoci di nuovo nella prigione. Vediamo dov'è il punto più vicino. Credo il Monte Aoba. Come è fallita? Ma scusami, neanche l'ho iniziata. Scusa. Va bene tutto. Missione fallita, neanche l'ho iniziata. Io dovevo trasferirmi qua.
Si è aperto un percorso. Entriamo in battaglia? No, perché dobbiamo cambiare gruppo prima. Ovvero, togliamo Haru e mettiamo Yusuke, perché Yusuke mi ricordo che era forte con il ghiaccio. Entriamo e via. Di nuovo la stessa cutscene. Eccolo qui. Allora, di aspetto lui era l'unico veramente figo a livello di trasformazione, perché cazzo era un drago. Poi gli togli l'armatura ed era una merdina. Lo so. Dai, la tua forma finale era anche figa. Cioè, sei un drago con un'armatura d'oro. Che cazzo, voglio dire. Osa Jojo! Sì, 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 tutto quello che vuoi. Bello, guardalo! Un drago in armatura d'oro. E poi rimane in mutande. Sì, 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 tutto quello che vuoi. Allora, calmi tutti. Allora, quindi era debole al ghiaccio, nullo al fuoco, resiste al vento, al fulmine, nullo al nucleare e nullo alla maledizione. Quindi in questo momento 7 è relativamente inutile. Ce l'ho qualcuno di ghiaccio io nel caso? Vabbè, beccati questo colpo di ghiaccio. Usiamo Wolf. Beccati questo. Di già? Ah, già il primo indebolimento? Ah no, si sta potenziando, è vero? Madonna mia, ma ti sto lanciando delle spade, eh? Non è che ti sto facendo chissà cosa, amico. Cioè, fra... Non è che ti sto facendo chissà cosa, siamo già all'assalto, voglio dire. Osa Jojo. Madonna mia. Stiamo devastando sto poveraccio. Ancora. Colpisci. Colpisci ancora. Anche le ali, via. Ah, ma le ali tra l'altro sono di cartone, me ne sono reso conto solo adesso. Non me ne ero accorto l'altra volta che le ali erano di cartone. Madonna mia, si devasto anche l'anima. Mamma mia. Rispetto alla prima battaglia contro di te, Ango, siamo a tutt'altro livello qui, Mamma mia. A tutt'altro livello siamo, cioè. La prima battaglia ovviamente è difficile, non conosci il boss, non sai le debolezze e tutto il resto, dici. Però arrivato a questo punto ormai. Tante care cose, signo. E però i punti legame pochi, Pochini pochini. E vabbè, la richiesta di Yusuke e quella di Wolf poi la faccio, allora. Non ha senso che stia qui. Andiamo anche da Mariko Yodo a questo punto. Beh, in realtà per ricordarti quali sono le debolezze di un monarca, basta pensare a chi era, diciamo, il personaggio principale di quella storia. Tipo, nella prima era Han, quindi era ovvio che lei era debole al fuoco. Nella seconda era Yusuke, debole al ghiaccio. Nella terza, Mariko Yodo era debole allo psichico. E ora che abbiamo ottenuto anche questa vittoria, possiamo finalmente aumentare il nostro livello di scasso. Ladro di Sophie. Ok, non è difficile, però vorrei sapere quanti punti mi dai. E, beh... No, beh, facciamo così. Becchiamoci un po' di soldi extra. E il resto dei soldi ce li teniamo. Quindi,
Altra richiesta, andiamo a Sapporo, Mariko Yodo, eccola qui. Vediamo la sfida di Sophie, cos'è che vuole? Anche lei raggiungere un determinato punto, allora la posso fare facilissima. Dovrei fare però anche le missioni della mia prigione di Lavenza. Dovrei farle, solo che mi scoccia. Torniamo a Sapporo, che uno poi in tipo questa battaglia pensi, lei è di ghiaccio, è normale che sia debole al fuoco. Quando invece non è così, tu ti porti Anne senza saperlo e finisci in svantaggio perché te la prendi al culo. Vediamo qual è il checkpoint più vicino. Questo qua. Cambiamo di nuovo squadra perché Yusuke a questo giro non serve e ci portiamo Haru. Ed ecco qua il palazzo di Mariko Yodo. Per qualche motivo il pallino verde è qui e non là, però vabbè, non importa. Entriamo dentro. Mariko Yodo è quella più sgradevole però a livello, diciamo, di boss, estetico proprio. Perché è proprio bruttino. Almeno Alice Raghi è abbastanza elaborato. Angorazuma è un cazzo di drago. Lei è una melma. È una melma grossa, è un blob. Beh, non mi piacciono i blob. Sì, sì, sì. Viene a mangiarci, cacate poi. Vediamo, gli altri invece cos'erano? Ah beh, c'era la figlia di Zenkiji che ha pensato a noi, ha pensato ai ladri fantasma e vabbè, quello ci sta. Sì, 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 ti salveremo Marisan dal tuo stesso odio, eccetera, eccetera, eccetera. Iniziamo già a targettarla. Vabbè, però aspetta, effettivamente Yusuke non è inutile a questo giro perché è utile quando lei si incazza, che dobbiamo usare le stalattiti di ghiaccio per raffreddarla. Beccati questo, stronza. Rakunda. Ripassiamo la palla stavolta a Zenkichi. 2 e 3. Mamma mia, Zenkichi anche in questa battaglia comunque. 1, 2 e 3. Mamma mia, Zenkichi sicuramente non ha nulla da invidiare a nessuno, neanche in questa battaglia. Si mangerà di nuovo Joker? Io la butto lì. Secondo me. Oh no, ho lanciato di nuovo un lampadario. Vabbè, non importa. Assaltiamola. Mamma mia. Sì, lei si vede che è un pelo più forte rispetto agli altri, ma non così tanto da non poterci permettere di ucciderla. Adesso fa la nebbia di ghiaccio. Secondo me sì, eh. Sì, sì, sì. Incazzati pure. Nebbia. Ecco fatto, aspetta che evito il colpo. Attacca. Mamma mia. Aspetta, aspetta. Che ti devasto. 1, 2 e 3. Vorrei dare l'ultimo colpo di grazia con Haru però. Distrutta. No, sono stata uccisa. Maronnegare. Mi spiace Mariko Yodo, ma... Ah, stavo dicendo, dove è salito Wolf? Era sul lampadario. Tanto così per i punti legame. Però, va bene. Va bene. Diciamo che ci siamo portati comunque abbastanza avanti. Ogni volta che usciamo da un passato doloroso, Sofia si mette a cantare di nuovo la stessa canzoncina. Mi aspettavo certo un filino di difficoltà extra da questo tipo di reboss fight,
Però ammetto che forse in realtà è più tutto fatto sul livello. Quindi noi abbiamo fatto ormai un livello altissimo, è ovvio che abbiamo danni maggiorati. Penso che se l'avessimo fatto al tempo giusto probabilmente avremmo avuto un filo di difficoltà extra. E soprattutto queste sfide le ho fatte perché almeno ce le siamo levate dalle balle. Se c'era qualcosa da guadagnarci facendo queste sfide l'abbiamo guadagnato. Siamo a posto. Prendiamoci la nostra ricompensa. Ecco qua, punti legame. E facciamo un salvataggio.